Mister, commentiamo questo 0-0. Ma è stata una partita, penso, lottata da parte della squadra, dove ha provato anche a giocare su un manterbossolo difficile, comunque dove abbiamo creato 2 o 3 occasioni. È la partita che volevamo fare, peccato per non aver sfruttato le due occasioni che abbiamo avuto, però penso che bisogna fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione che hanno messo in campo. 3 esordi in un botto. Sì, sono giocatori che sono arrivati in settimana, devo dire che si sono inseriti bene col gruppo, oggi hanno anche loro lottato, hanno giocato, sono giocatori che a mio avviso ci possono dare un qualcosa di importante, e adesso avremo anche più tempo per lavorarci. Ecco. Punto perso o guadagnato? Ma no, io penso che partite si giocano sempre per vincere, è normale che quando non vinci devi cercare di non perdere e avere sempre l'equilibrio giusto in tutto. La potevamo vincere, abbiamo rischiato poco, peccato per non averla vinto, però va bene così. Con il suo modulo si gioca molto sugli esterni, però si fatica ancora ad arrivare sulle fasce così in maniera fluida. Ma guardi, questa è una squadra che oggi penso che abbiamo 2 esterni di ruolo, no? Non avendo Forte, però con Odomadi e Di Roberto sono 2 giocatori che ci possono far fare il salto di qualità, ma prima che arrivassero questi 2 ragazzi comunque abbiamo adattato tanti giocatori in quel ruolo là, e io penso che poi solo attraverso il lavoro possono arrivare dei risultati per quanto riguarda la discorso classifica e per quanto riguarda il discorso del gioco sul campo. Però se andiamo a analizzare i 2 mesi e mezzo di lavoro dalle statistiche, comunque è una squadra che sul possesso palla è migliorata tantissimo, bisogna migliorare su altre situazioni, ma mi sono arrivato 3 giocatori in questa settimana e ci vuole il tempo per arrivare a un obiettivo importante, è quello di fare meglio, ecco.